Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Let's Play Pokémon GTA, o anche detto Pokémon Grand Theft Pokémon. Ti a volta siamo arrivati qui sulla Luna, da dove siamo. Nel scorso episodio avevamo liberato Rosso dalla prigione a Ciclamipoli, poi siamo usciti a impossessarci di un biglietto per la metropolitana da Cuor di Lava fino a Verdazzurropoli, dove Rosso ora è andato in direzione della Lega Pokémon, che si trova all'estremo, diciamo, sud-est della regione, verso Iridopoli, e noi siamo attualmente facciamo un extra, diciamo, dove siamo sulla Luna e dovremo fare delle ricerche. Nel frattempo ci saranno, vabbè, i Pokémon non sono granché. Contiamo. Oh, che palle. Quanto ci sono i soliti Pokémon del cazzo. Facciamo un attimo una cosa. Usiamo. Non abbiamo un cazzo di repellente, porca troia. Che palle. Sto raccogliendo alcune pietre lunari. Buon per te. Minchia, guarderò quante ce ne sono. Almeno sono di basso livello. Andiamo di qua. Sto analizzando l'habitat. Non sapevo che Cleffa, Clefairy e Clefable provessero da qui. Eh sì, sono Pokémon spaziali. Aperto una misteriosa presenza qui intorno. Avete visto quello? Questo è Pokémon leggendario, è Deoxys, che in verità non si trova sulla Luna, ma è un Pokémon che viene dallo spazio. E mi pare che lui ha a che fare con una, non so, una leggenda chiamata Delta, che è presente nei giochi Pokémon Rubino Zaffiro Remake che hanno fatto per 3DS, dove lui è a livello 80 più o meno e fa parte di un episodio aggiuntivo dopo la storia. Ma ne parleremo magari molto più avanti. Dobbiamo trovare un modo per... Ah, già possiamo usare... Ah, un Pharos possiamo usare. Ok, ora proviamo a catturarlo. Continuiamo finché non ci proviamo. Certo che è difficile. Oh, finalmente catturato. Perfetto. Hai fatto una scoperta sensazionale. Anche gli altri hanno finito. Questa missione è stata un successo. Bene, ora possiamo tornare sulla Terra. Va bene. Cosa hai scoperto? Wow. Questo saluti per le mie ricerche. Tieni il premio che ti ho promesso. Ah. Adesso possiamo... Mi spiace, non abbiamo intenzione di fare missioni in questo periodo. Va bene. Ok. Insomma. Vabbè, andiamo a ricaricare la squadra. Poi magari sfidiamo pure... Capi palestra. Che sono forti pure. Beh,
Quando il tipo psico dovremmo usare un po' di tubo. Ammetto che contro il tipo psico non abbiamo molte idee. Ci servirebbe un tipo buio che noi non abbiamo. Poi vabbè, entriamo nella palestra. Ti sconfiggerò con la forza della mia mente. Sono forti i Pokémon. Aspetta che richiamo un attimo Giotto. Perfetto. Vabbè, lo cambiamo in... Vero che non abbiamo proprio... Vai con ruota fuoco. Sì, però che palle con sto ipnosi. Forza... Uccidilo. I tipi psico sono abbastanza temibili, perché sono forti. Perfetto. Non è bastato. Magari se ti levi. Aspetta che devo uscire perché la squadra è malmessa. Ripositiamo uno che non ci serve per ora. Mettiamo Deoxys, che è un Pokémon decisamente più forte. Ma Deoxys cos'è? Aspetta. Ah, psico. Sì, ma il psico è inefficace contro un altro psico. Tra l'altro voglio vedere se ci sono delle MN che posso usare contro il tipo tipo psico. No. I rode psichici mi dicono che perderai. Vedremo. Vai, Bailiff. Sì, però che palle queste ricariche totali. Ma farti fottere. Ok. Rimettiamo Deoxys. Merda. Quando pare mi sono sbagliato, sì. Abbiamo revitalizzante, meglio. Aspetta, mettiamogli pure un condivo di ore esperienza, visto che... è un po' debole. No, con Dariyama non gli faccio molto. Ci sono tre allenatori? Di no. Vabbè, sfidiamo gli allenatori. Io sono Tel e io sono Pat. Siamo gemelle. Possiamo comunicare tra di noi col pensiero. In verità sono un maschio e una femmina. Azzo, livello 30. Mi sa che... Allora, non gli faccio molto. Non gli posso fare attacchi tipo terra perché...
hanno la levitazione. No, loro no, perché tipo roccia psico, Torniamo pure con Bailey. Facciamo un rotolamento e facciamo un foglie lama. Perfetto. Ottimo. Bravo, avrai le nostre medaglie. Tieni le medaglie di Tell. Ah, perfetto. Vabbè. Perfetto. Allora possiamo andare in direzione... Visto che non ho voglia di incontrare i Pokémon... No. Dammi del repellenti Max, che me ne servono un po'. Poi vendiamo della roba inutile che non useremo mai. Ma no, però non aveva champagne. Andiamo. Ci serve anche il... Ah, ma non abbiamo nessun Pokémon che possa imparare. Non lo so. Infatti non abbiamo Pokémon che possano imparare una mossa. C'è uno che sa usare sub. Non lui. Ah, Tiniti. Madonna quanto li odio sti Pokémon. Beh, almeno prendiamo un Pokémon d'acqua. Beh, con la Ultra Ball. Con un Tentacool possiamo... andare in A. Cioè, usare la cascata. Ok, è per il suo PC. Ripostiamo un Pokémon che non ci serve. Beh... non è che c'è molta scelta. Beh, Graveler per ora non mi sarebbe un po' inutile. Abbiamo Tentacool, almeno così. Ok, con lui... ecco, lui la può imparare. Limitazione che non serve un cazzo. Poi mettiamo subito un repellente Max, così almeno... facciamoceli bastare. Ah, perché non ti tuffi? Beh, no grazie. Voglio cambiare. Vai Vigiotto. L'acqua è fantastica. Sì, ma a me non interessa. Cos'è che ci fa qua? Noi mai nascondono un sacco di segreti. Io ci posso andare grazie alla MMN. Vuoi rubargliela? Che stai cercando di fare? Wailord.
Perfetto. Ho perso. Ridammi le mie mene? No, grazie. Ora possiamo andare sott'acqua. E poi quella tentacool. Via avvolgibotta, che non serve un cazzo. Ok. Siamo in un altro. Non abbiamo tanti, quindi dobbiamo stare attenti. Ah, è chiusa la via, va bene. Vorrei seguire, ma non ho la MN cascata. Ce l'ho, ma non posso dartela. Dove la trovo? Mettiamo in prima posizione lui, visto che... Mettiamoci un'iperpozione... Beh, un'iperpozione no, una su... Ok. Usiamo questa cascata. Ok, ecco la via Vittoria. Bisogna dire che Super 4 si siano indeboliti. Tipo, vai qui lava. Che palle sti Pokémon, sono troppo veloci. Ok, ricarichiamoci. Un'iperpozione magari. Ok. Chissà perché. Elisir Max. Una Riyama. Qui cosa c'è? Ma è una cosa troll. Un Aerodactyl. Orca troia. Proviamo a catturarlo. Perfetto, catturato.
Però che abbiamo... dobbiamo tornare indietro perché... abbiamo i Pokémon un po' messi male. Beh, uno, però a me non voglio avere Pokémon indeboliti. Uffa, che palle sti Pokémon. Ah già, dobbiamo usare i repellenti. È molto confusionaria questo posto. Ah, vero, qui non c'è niente. Siamo proprio in mezzo al nulla. Perdita di tempo inutile. Non c'è niente. No, mettiamo il repellente perché sennò qui non finiamo più. E più su. Ti sei perso per caso? Anche se fosse non so un cazzi tuoi. Sembra che quello che si è perso sono io. E anche quello che ha perso, semmai. Ah, già, però possiamo usare una caramella rara per... un po' di slam. Beh. Meglio di azione è... e mettiamo una super pozione, almeno così lo ricarichiamo. C'è niente. Vabbè raga, continuiamo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio di Let's Play GTA Pokémon andremo verso la fine della via Vittoria e da lì andremo a consegnare la roba ai Super 4. E probabilmente termineremo anche questa Chrome. Ci si vede. Ciao, alla prossima. O come diciamo in arabo, Marhaba.